La Fondazione Casa di Risparmio di Imola, proprietaria della ceramica policroma Non Ricordo ispirata a Pinocchio, ha deciso di esporre temporaneamente l'opera d'arte all'ingresso della Biblioteca Comunale di Imola per rendere omaggio ai due artisti imolesi Bertozzi e Casoni. Un'occasione in più per condividere l'arte del territorio con la cittadinanza, promuovendo la cultura della nostra regione. È un'iniziativa che parte da lontano. Quando acquisimmo il Pinocchio circa un anno e mezzo fa, subito pensammo di non fare l'acquisto per tenere il Pinocchio chiuso dentro nei nostri locali, ma di fare un dono alla città e quindi condividere ogni qualvolta fosse possibile questo acquisto di questa opera meravigliosa dei nostri ceramisti molto famosi imolesi, Bertozzi e Casoni. Il Pinocchio rappresenta un po' alcuni aspetti dell'essere umano, in questo caso è un Pinocchio invecchiato, quindi che rappresenta altri aspetti dell'essere umano. Noi tutti siamo abituati a vedere Pinocchio giovane, lo lasciamo quando diventa bambino, quando il burattino di legno diventa bambino, e non siamo abituati, non abbiamo mai visto un Pinocchio invecchiato con tutti i suoi pensieri e i suoi dubbi. Infatti l'opera si chiama Non Ricordo e chissà che anche questo Non Ricordo alla fine non sia una bugia anch'essa. La vostra opera d'arte rimarrà esposta ulteriormente alla cittadinanza in un luogo pubblico, in un luogo di grandissima visibilità, quale la Biblioteca Comunale di Imola, e quindi un'ulteriore occasione per ammirare una delle vostre bellissime opere. Rimarrà sì nella biblioteca per circa, fino al 30 di settembre, penso. Siamo molto felici di questa occasione perché sarà un modo per far vedere alle persone il lavoro che facciamo. In questi anni, sono 40 anni che lavoriamo in Imola e abbiamo sempre creduto di poter portare il nostro lavoro fuori, pur rimanendo molto vicino alle nostre radici. Abbiamo sempre creduto molto nel territorio, abbiamo creduto che la provincia non sia una provincia ma sia veramente un luogo dove poter in qualche modo far crescere meglio le possibilità che ci sono dentro di noi. Quindi abbiamo continuato a lavorare in Imola, abbiamo creduto molto nella nostra zona d'origine e abbiamo cercato di portare fuori il nostro lavoro. Questa occasione di lasciare invece il Pinocchio qui ad Imola, grazie anche alla Fondazione, è un'occasione per noi veramente molto 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 importante, e di questo ne siamo grati alla Fondazione e al DOC, che sta lavorando molto bene per aiutare anche tutta quella parte creativa dei giovani che sta crescendo nella nostra zona. L'esposizione dell'opera d'arte è stata l'occasione per la biblioteca per riproporre una selezione delle più celebri edizioni del Pinocchio di Collodi conservate in BIM e a Casa Piani. Questa occasione di ospitare l'opera in ceramica che raffigura il Pinocchio su una catasta di libri andava colta al volo. Noi come biblioteche, parlo al plurale, Biblioteca Comunale di Imola, la BIM e la sezione Ragazzi Casapiani, possediamo oltre 250 edizioni che trattano di Pinocchio, dalle versioni originali, integrali, fino alle rielaborazioni. Abbiamo anche la prima opera che viene pubblicata in versione di libro del 1883. E a seguire, praticamente per 130 anni, ripercorriamo la storia dell'editoria dell'illustrazione dedicata alla figura di Pinocchio. Quindi dalla prima pubblicazione, quindi fine dell'Ottocento, fino a quella recentemente presentata anche alla Fiera del Libro per Ragazzi, quindi parliamo del 2019. Illustratori molto importanti, dal primo Enrico Mazzanti, Carlo Chiostri, Iacovitti, Lorenzo Mattotti, Roberto Innocenti sono tra i principali. Abbiamo quindi allestito due teche che espongono le edizioni più prestigiose e soprattutto anche uno scaffale dei libri che possono anche essere presi in prestito. Il Pinocchio, l'opera d'arte Non Ricordo della Fondazione Casa di Risparmio di Imola, rimarrà visibile all'interno della Biblioteca Comunale della città. Abbiamo avuto questa grandissima occasione di ospitare un'opera d'arte incredibilmente suggestiva, e abbiamo anche individuato insieme
alla fondazione una localizzazione che fosse all'altezza di quest'opera. E quindi è stato individuato come spazio più prestigioso l'abside, che è collocata all'ingresso della Biblioteca Comunale di Imola, ed è uno spazio che ha 7 secoli di storia quasi, nel senso che è un edificio che risale alla seconda metà del 300 e la collocazione dell'opera di Bertozzi e Casoni è posizionato proprio sotto a un affresco del 1380 che raffigura la Madonna della Misericordia. Quindi sembra quasi che venga riprodotta una protezione, come nel romanzo di Collodi, della fata turchina che protegge il suo burattino.